La Tessa Val di Sangro rischia la sconfitta, ma alla fine conquista un meritato pareggio al termine di un incontro equilibrato con la Recanatese. Ma a partire meglio sono gli uomini di Gian Donato. Al primo subito la Tessa Val di Sangro vicino al vantaggio. Alterio scatta sul filo del fuorigioco sul lancio di Digno, ma tu per tu con Canaletti non angola abbastanza. Un minuto più tardi lo stesso Alterio per un soffio non arriva su traversone di Disenso. Al 23esimo la Recanatese si fa vedere in avanti con il potente destro da fuori area di Capitan Moretti. Al 29esimo ci prova anche Pericolo con una punizione alta sulla traversa. Un minuto dopo splendida serpentina di Disenso che dal limite spaventa Canaletti di sinistro. Al 48esimo Alterio gira di testa in gol, ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo. Nella ripresa le squadre si affrontano a viso aperto e le occasioni da gol aumentano. Al settimo buono lo spunto di Disenso, che entrato in area non trova di poco il bersaglio. Al nono pericolo per la Recanatese non colpisce bene, Sant'Andrea para. Un minuto più tardi Cantarini pesca il jolly, uno splendido tiro al volo da fuori area che regala il vantaggio agli ospiti. Al 19esimo arriva la reazione degli uomini di casa con il destro di De Fabritis. Al 26esimo la Recanatese sfiora il raddoppio con il sinistro di Pericolo che fa la barba al palo. Scampato il rischio arriva però il pareggio. Al 33esimo Canaletti si salva sul destro di Alterio, ma non può nulla sul seguente colpo di testa dello stesso Alterio su cross di Dorazio, 1-1. Al 36esimo Pedalino ha una buona occasione per il raddoppio, ma non dà forza al colpo di testa. Infine al 40esimo solo la traversa salva la testa sul sinistro di Pericolo dalla tre quarti che sorprende Sant'Andrea fuori area. Alla fine un pareggio giusto che lascia invariata la distanza in classifica. Abbiamo sbagliato due palle clamorose nei primi 5 minuti, se facciamo gol lì è tutta un'altra partita. Poi siamo andati addirittura sotto con, penso fino a quel punto, l'unico tiro loro in porta e non era facile, siamo stati bravi a raddrizzarla e ci prendiamo questo punto. Allunghiamo la serie, ci teniamo, ripeto, il punto e guardiamo avanti. I primi 10 minuti eravamo in difficoltà, ci dovevamo ancora assestare tutto quanto. Poi dopo, piano piano, abbiamo rischiato sempre meno. Secondo me, avessimo vinto, non avevamo rubato sicuramente niente. Abbiamo fatto una buona partita.